Secondo me gli errori li hanno fatti tutti, chi più chi meno. Forse aver trasformato da parte della regione in un dibattito politico un momento così di criticità oggettiva sanitaria non ha aiutato, anche perché questo ha generato, secondo me, un modello comunicativo sbagliato. Ecco, lei ha detto in un'intervista che qualcuno sta usando l'emergenza per farsi notare. Ce l'aveva con i leghisti della Lombardia, Fontana, Ma guardi, a me ha colpito il fatto che Gallera. l'assessore che non aveva, cioè che ha iniziato di colpo a andare in televisione, su tutte le televisioni nazionali, gli hanno fatto due articoli dove dicevano: ah, che bel profilo, e lui si è reso disponibile a fare il sindaco di Milano. A me ha colpito perché vuol dire che sei totalmente disallineato rispetto a quello che sta succedendo qua. Dopodiché le dico trasparentemente che questo governo deve imparare a capire che la Lombardia è un territorio che ha bisogno di essere ascoltata. Io questo l'ho lamentato da settembre, quando si è fatto il governo, lo sa meglio di me, Vero. che il nostro territorio è sempre stato non ascoltato. Oggi c'è una manifestazione perché noi abbiamo 10 milioni di abitanti, un territorio particolare, compresi difetti, guardi, con velocità di risposta, con modalità d'azione che magari in altri territori non c'è e che forse merita un po' più rispetto e più attenzioni, ma da tutti, non da regione e quant'altro. Poi la spettacolarizzazione di una cosa di questo genere a me dà fastidio. Credo che ci si faranno i conti alla fine di questa pandemia. Lei, a chi io sono sempre stato tra quelli che chiedeva molta più rigidità nell'approccio sin da subito, perché avevo i morti qua accanto. Non perché sono un genio, io, non so, io mi fido degli scienziati e quindi chiaramente si è deciso di seguire una linea di scienziati e ci mancherebbe, quello che Certo. faremo anche dopo per la riapertura. Però qui le persone, guardi che la scena delle persone che morivano, che non c'era la possibilità di fargli un funerale, la possibilità di No, è mandarli. tremendo, certo, cioè non c'è Ma dubbio, non c'è dubbio, ce ne rendiamo io conto. l'avevo studiato sui libri le dinamiche di guerra, queste non ci sono morti probabilmente amputati, ma è una situazione Senta, tragica. lo so, dobbiamo chiudere purtroppo, però le voglio chiedere un'ultima cosa, proprio una battuta. C'è chi dice: chiamiamo Draghi, senza Draghi siamo finiti. Lei che dice su San Mario Salvatore? Io sono convinto che Draghi abbia operato bene al presidente della BCE, ma oggi abbiamo un presidente del Consiglio che sta dimostrando di essere la scelta migliore per il paese. Dopodiché io credo che non ci sia nessun salvatore della patria, ma o l'Italia decide di tornare a essere comunità non solo a chiacchiere, ma nei fatti, e decidiamo di ripartire insieme, buttando giù anche una serie di magari totem ideologici negli approcci gestionali, anche nella pubblica amministrazione, oppure ci faremo del male da soli e i miei figli non me lo perdoneranno mai. Quindi io credo che non esistano salvatori, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte.